Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. Ciao amici. Stiamo andando a Gallarate dalla mia amica Giadi che ci aspetta. E la Giadina, ve la ricorderete, che ci aspetta a Life per bere un caffè. Nel frattempo io volevo portarmi dietro il computer perché non ho ancora montato i weekly. Infatti è sabato, dovevano già essere online ma non ho fatto in tempo. E tu mi sei visto sempre sto sorriso tipo... Andrea, la metto qua, ha detto se vuoi dopo abbiamo preso la zucca, che io e te ci facciamo il risotto alla zucca se tu lo sai fare. Sì. Ce lo facciamo per me e per te stasera, che lui si cucina altro. Due giorni fa da me. Buono. Noi adoriamo la zucca, io e la mia mamma. Pensate che quando ero da mia zia da piccola, mia zia mi ha fatto un po' da nonna, no? Perché purtroppo io, entrambe le nonne sono morte quando ero piccolissima. Mia zia, la sorella di mio papà, mia zia Lucia, mi ha fatto da nonna, diciamo, perché da piccola stavo sempre da lei a Legnano, da lei e da mio zio, e vivevo con loro tipo i weekend, vero? Mi lasciavano lì e stavo lì. Infatti avevano anche l'orto enorme con le galline, poi avevano i cani, insomma avevano veramente un bel posto dove crescere. Te ci hanno mai mandato a quel paese, sapesse quante volte te ci manno io mo. Vabbè, e quindi essendo mia zia una mia nonna, cosa stavo dicendo? Allora, stavi parlando di stasera, che ti piace la zucca. Ah, ecco, quindi mia zia, avendo l'orto e bla bla bla, oltre lo zabaglione che mi faceva quasi tutte le sere che stavo lì, che era una goduria assurda, la mattina invece latte e uovo maltine, mi faceva anche la zucca, perché sapeva che io adoravo la zucca. E quando poi mi venivano a prendere mamma e papà con Michele, facevamo i tortelli insieme, la crostata era proprio di routine ogni volta. Questo è quanto, era il mio piccolo racconto e volevo condividerlo con voi per farvi scoprire un po' più di Gloria. Ta-da! Lo sbarco delle torte. Wow, sbarco torta. Anche per te, giusto? No, sì. Siamo okay. Noi che... Sì, tanto poi comunque ce le smezziamo, sì, perché sì, siamo proprio ciccioni inside. Ciao Giadi. Certo, io mi sto grattando il naso, niente, lei prende. Vai, vai. Oh, che bello. Che belle figure. Allora, la Giadi... Vero? Eh? Sì, taglieremo, certo. Sì, immaginiamo. Questa è la torta Oreo che si è presa la Giadi, che poi ovviamente ce la smezzeremo. E le red velvet, red velvet per me è la mamma, guardate che goduria. Ah, e là in fondo ci sono due patatine, ciao patatine. Non so se le posso inquadrare, comunque ciao, abbiamo fatto la fotina prima. Guarda che fighi sti bicchieri, cioè no vabbè, allora qua c'è la mia mano e qua è l'interno del bicchiere. Siamo sconcertate da questa cosa. Vabbè, buon appetito. Quello della mamma è tristissimo. Io pensavo gli arrivasse il caffè americano. Vero, mamma? Sì, beh, effettivamente pensiamo del cafferone lungo. Vero? Anch'io un po' tipo beverone americano. Io e la Giadi, Leonessa Roar, siamo qui in questo negozietto dove Gloria ogni volta ci lascia giù la bocca, tutta roba bellissima, e c'è una signora semplicissima che ci sta preparando il centrifugato. Giadi, cosa stai guardando di bello? Non lo so, che cazzo mi sta roba? Sì, in effetti sono tipo dei dolci, delle rotelle, le girelle quelle alla... No, è una scatola che ci metti dentro, mi sa quello che vuoi. No, allora non mi interessa. No, allora non se non c'è il cibo non ci interessa. Ah, e poi qua ci sono un sacco di cose bellissime. Carina. Guardate quanti astuccini carini. Cioè, vogliamo parlare di questo? Guardate. Perché ci sono altri... Ma cioè, è bello, eh? Allora, questo qua è con le patatine e l'hamburger. Non l'avevo visto. Questo c'ha le patatine e l'hamburger. Cosa ci sono? E questo qua invece ha gli unicorni. Guardate quanti unicorni bellissimi. Poi trasparente, fichissimo. Non lo so, c'è Pushing Cat. Oh, l'ho visto adesso, guarda. Voglio essere un unicorno, perché io ho la fissa degli zaini. Cos'è sto bordello?
bello, andate a casa. Andate tutti via, sono le 7, cioè, ma la gente di solito non è già a casa dalle 5. Grazie. Top. Sei anche carino. Niente. Tu perché mi riprendi che figure di merda? Non contente di Gallarate, del centro, stiamo andando da Tully Whale. Vediamo che cosa c'è, che altro. Belle cose. Poi però in realtà non fa buio presto ancora, No, sai che sta reggendo? Sono le 7, sta reggendo. Tipo la maschera, prendete la, cioè una che gli casca il bello tutto. Sta reggendo, esatto. Dietro questi alberi c'è casa mia. Eccola. È bellissimo. Sì, ma non si vede niente. Ci sono gli alberi. Tu l'hai voluto oscurare con gli alberi. Non voleva un po' di privacy. Ascolta, quando faccio i video non volevo gente che ti passava davanti. Notare tutto il muro del... Questo è tutto mio, tutto il parco Bassetti di Gloria, tutto ragazzi. Mio ragazzi, il parco, cioè, il parco lo lascio aperto io e lo chiudo io. Sono piscata se non prima, esatto. Però di Gloria, però di mio. Cioè io prima che nascessi l'avevo già comprato. Anche quello lì, cioè, che sta attaccando su. Questo è mio. Questo è un mio dipendente. È un mio dipendente, sta dicendo Gloria abita qui con la freccia. Dopo un intero giro qua da Pensavo, siamo andate sia da Tully che da Tezenis e non c'è la mazza. Non ho comprato niente, non mi piace niente. Tra l'altro ci sono abbinamenti trashissimi. Cioè siamo davanti a Motivi. Motivi è quella, è la vetrina che ha più roba. Sì. Questo mese è molto triste. Compriamo un bellissimo cane. Guardate. Cane Swiffer. Cane Swiffer, è vero. Casa. Quello di quando gli bussa la porta, sì, che sì. Poi c'è la mega palla di, sì, peli. Il cane Swiffer, allora, perde i peli e te li acchiappa da solo praticamente. Ciao Pini. Ciao. Ben tornato cosino Pini, occhio. Mamma mia. E tutti qua siete, tutti qua. Ciao mamma! Ciao. Allora, la mamma, mentre io editavo, ha fatto un buonissimo risotto di zucca. Zucca. E ha lasciato anche la parte... Eccola, lei che ruba le sedie. Ogni volta, puntualmente, ruba le sedie. Ha lasciato anche la crosta. Si chiama la buccia. Assaggiamo, va? Scusi, lei, io dovrei mangiare. Oh mio Dio, c'è una cimice! Non voglio un risotto di zucca e cimice. Poi si fa... e cade dentro. È veramente buono. Buongiorno e buona domenica, mi stavo strozzando. Siamo andati a Sosteir e adesso stiamo mangiando. Andrea si sta cucinando il pollo al curry. Io sto mangiando il riso di ieri che ha fatto la mia mamma, che ho avanzato. E racconta che cosa è successo, Pini. C'è un brutto testa di pirla. E un altro. E l'ha trattata malissimo. Sì. Mi ha offeso questo qua perché ho fatto blu su blu, quindi l'ho preso, nonostante fosse della mia stessa squadra, perché ha fatto quel cavolo che voleva, quindi non è stato nella zona dove gli altri hanno detto state lì. Perché poi quando ti sposti normalmente esiste la radiolina. Questo si è piazzato davanti a me col fucile puntato contro di me. Uno della mia squadra mi ha detto a me alla radio, guarda che ce n'è uno sotto. Io ho preso, sparato, questo qua ha iniziato a fare lo stronzo, proprio incavolato. E... tra l'altro doveva solo fare 10 metri e rientrare in game. Esatto, cioè una cosa inutile, perché primo mi insulti, secondo ce l'hai già con me perché sono una donna. Infatti quando io sono andata poi a chiarire gli ho detto qual è il problema, questo qua ha iniziato a urlare e gli faccio ma non c'è bisogno di insultare, io tutta tranquilla, pacata. Questo qua ha iniziato a prendermi per il culo, sapete quando vi ridono in faccia gli uomini, dicono sì vabbè una donna adesso sclera, cioè si aspettano che noi donne scleriamo a prescindere. Io tutta pacata, tranquilla, gli ho detto non c'è bisogno che primo mi insulti, secondo è un gioco, terzo non ho la laurea in soft air, gioco da neanche più di 10 volte. E se permetti, ovviamente non sono una cima. Si è sentito in torto e quindi ha detto vabbè scusa, hai ragione, scusa, ridendo. E l'amico di fianco ha iniziato a ridere. Sì bravo, dagli la ragione, perché così almeno la smette ed è contenta e tu passi nella parte della ragione. Cioè ma, oh, ma quanti anni avete? Poi non sapete giocare, ha iniziato a insultare così. Ma io ero andata lì per chiarire, quindi mi ha rovinato la giornata. Praticamente oggi la Fair ha fatto la nanna tutto il pomeriggio. È crollata e ha dormito dalle 3 fino alle 8 praticamente. Ha fatto praticamente una notte di sonno. Adesso io sto cucinando. Proprio una cosa veloce, una cosa già pronta. Facciamo la pasta col sugo e le noci. E poi ci guardiamo una notte al museo. Yeah!
Yeah! Molto bello. Tra l'altro vorrei rispondere a chi nello scorso vlog ha scritto che il titolo era Chiappa Views. Io voglio veramente una bambina e voglio veramente una bambina di nome Azzurra. Voglio dire, non è che è una cosa così strana che io fino a qualche mese fa volevo un maschietto e invece dopo che ho visto quella bambina di nome Azzurra, come ha spiegato Gloria nel vecchio vlog, ho cambiato idea e ho deciso che vorrei una femminuccia di nome Azzurra. Tutto qua. Sei innamorato di quella bambina. Esatto, non vedo nulla di fuorviante nel titolo o nel vlog. Comunque, vabbè. Comunque una notte al museo fa molto ridere. Sì, già. Soprattutto i primitivi. Già, perché facevano le facce come facevano le facce. Mamma mia, mio papà se li guardava ogni volta che Sky li dava. Era fissato, quanto rideva, mi ricordo che rideva. Si guardava sempre anche il ragazzo di campagna. Il ragazzo di campagna, sì, era fissato con Pozzetto, era fissato un po' con tutto, tutti i film che fanno ridere. E gli piaceva proprio ridere. Grazie. Buongiorno, vi metto qua perché intanto sto facendo il caffè. Volevo farvi vedere come faccio il caffè americano, ma non so come mettervi. Io ho la macchinetta quella apposta, l'ho comprata su eBay per tipo 20 euro ed è fatta in questo modo. Praticamente qua dentro una volta ci mettevo direttamente il caffè, infatti come vedete è marroncino perché si è colorato, però perché fa già da filtro questo, però conviene, viene più buono e è anche più facile da pulire con i filtri quelli di carta che costano tipo 1 euro e qualcosa. Questo filtro si apre e si mette così, in questo modo. Qua dentro va il caffè. Io ne metto veramente poco perché alla fine è solo per me e non faccio mai tipo il caffè per tutta la brocca. È sempre qua in mezzo a guardare quello che fa la mamma. Solitamente io faccio scendere il caffè fino a qua, che lo bevo solo io. Come caffè ne ho provati diversi. Ho provato sia quello normale per la macchinetta, cioè quello per la moca, e siccome ha grana troppo fine fa fatica a passare a filtrare il caffè, quindi arriva fino all'orlo, tende a uscire fuori, fa troppo casino. Ci vuole quello a grana grossa, semplicemente il caffè tritato a grana grossa. Ne metto più o meno fino a qua. Buon pomeriggio, stiamo uscendo e mi sono vestita così. Sembro la nonna Belarda. Ciao Andrea. Uè, ciao. È vero che sembro la nonna Belarda? Sei la nonna Belarda. Io sono la nonna Belarda. Ero troppo nuda, no? Io non sono abituata ad andare con la panza di fuori. E con meno con questa cosa trasparente lunga posso tipo coprirmi e fare proprio la nonna Belarda fatta bene. Comunque ho guardato l'episodio di Mii che caldo! Non l'episodio di Mii che caldo, ma l'episodio di Pretty Little Liars della sesta stagione. Come vi ho detto che sono arrivata praticamente... Ero arrivata quando si scopre che Charles... Vabbè, non dico niente, perché se qualcuno lo deve iniziare rovino tutto. So già che farò l'intera settimana a guardarmi tutti gli episodi e rovinarmi la vita. Come vedete stanno già iniziando a perdere colore dopo... Questo sarà il sesto lavaggio. Quindi non è male, dopo il sesto lavaggio era già acquarelloso, sta durando abbastanza. Allora, siamo appena tornati. E per fortuna... Non abbiamo fatto troppa spesa. Abbiamo preso ste robe che ne ci piacciono di più, quelle all'aceto, tipo queste qua, però di quella marca là dell'Highlander, che poi è da San Carlo, esatto. Però non c'erano, quindi adesso proviamo quelle lì. Poi abbiamo preso per stasera da fare gli hamburger. Andrea se li fa con la sua carne e io me li faccio con questo, che sarebbe il tonno con i semini di sesamo. E non so cos'è quella roba arancione. Io questo qua di solito me lo faccio al forno con un po' di miele sopra, che diventa una goduria. E poi ho preso questa salsa, che sarebbe la maionese con dentro la senape, che voglio assaggiare. E siccome sono le 5, sì, siccome sono le 5 non abbiamo pranzato, mangiamo direttamente. Ah, poi ho preso questo, è vero, cioccolato bianco, quello della Ecosolidale. Sia questo, dov'è quello scuro? Questo qua che è con dentro i pezzettini di fave di cacao, che lo voglio assaggiare subito. Sì, c'è proprio dei pezzettini dentro. Poi abbiamo messo questo per i panini. Che bello che è sto cioccolato. Io stravedo per il cioccolato bianco. Ecco qua i panini. Allora, questi sono i miei con l'hamburger. Qua invece c'è quello di Gloria, dove abbiamo messo sotto la cipolla. Adesso Gloria ci mette il pesce. Avendo mangiato
mangiato alle 5 e qualcosa del pomeriggio e adesso mi è venuto tipo un languorino e volevo farmi il tè. C'è ancora il caffè americano avanzato, ma se bevo il caffè adesso non vado più a dormire. E adesso faccio bollire l'acqua nel mio bellissimo bollitore che Gloria ha fatto la stronzata di mettere in lavastoviglie tempo fa. Era tutto viola, bellissimo, viola metallizzato, quella parte sotto si vede com'era. E poi io ho messo in lavastoviglie e si è rovinato. Infatti a questo punto, cioè, tanto vale che torna come la parte sopra, che si gratta tutto. Solo che se lo grattugio non viene via, quindi mi sa che lo dovrei rimettere in lavastoviglie, rovinarlo del tutto e via. Ecco che inizia a fischiare la parte più bella. Chi è che fischia? Chi è che fa tutto sto rumore? Cosa c'è? Cosa? Cosa c'è? Ma che cosa c'è? Non avete idea di cosa c'è appena successo. Stavo prendendo il tè per Andrea. C'era una vespa gigante. Non era un'ape, era proprio una vespa. No, è finita dentro. Che cosa mi stai dicendo? Cioè, io ho tolto il tè, c'era sto bombolone gigante. Porca puzzola! Cioè, è enorme, ma questo è un coso, mo? È una vespa. Guardate quanto è grossa!